Del 9 marzo 2018 alle 19 torna il doping in Serie A. Il trequartista brasiliano del Cagliari, João Pedro, è risultato positivo all'idroclorotiazide, un diuretico, ai test effettuati da Nado Italia subito dopo la partita con il Sassuolo dell'11 febbraio scorso. Il giocatore, al quale è stata appena comunicata la notizia della positività, è stato sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping. Ecco il comunicato ufficiale Nado Italia, la prima sezione del TNA, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare il signor João Pedro Gerardino dos Santos Galvão, tesserato FIGC, riscontrato positivo alla sostanza idroclorotiazide a seguito di un controllo disposto dalla Nado Italia al termine della manifestazione di calciocampionato Serie A Sassuolo-Cagliari, svoltasi a Reggio Emilia l'11 febbraio 2018, comunicato poco fa. Il Cagliari ha diramato un comunicato sul proprio sito ufficiale, a seguito di quanto notificato questa mattina dalla prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping al giocatore João Pedro. Il Cagliari Calcio, appresa con stupore la notizia, auspica che venga fatta quanto prima chiarezza sulla vicenda, ponendosi a totale disposizione delle autorità preposte per la pronta risoluzione della questione. La società ha assoluta fiducia nella buona fede e correttezza del calciatore. Positivo anche in Chievo Cagliari. João Pedro è risultato positivo al test antidoping per idroclorotiazide anche in un'altra partita, oltre a Sassuolo Cagliari dell'11 febbraio scorso. Il calciatore brasiliano ha infatti fallito il controllo dopo la gara esterna col Chievo del 17 febbraio. João Pedro, che è già stato sospeso nella prima mattinata da Nado Italia e dal quale è stata notificata pochi minuti fa anche la seconda positività, rischia ora una sanzione fino a 2 anni di squalifica. Classifica voti commenti calciomercato.com 4 agosto 10 bianconero da sempre 8-4-6-1-6-5-1-1 Catania in Serie A 8-4-3-2-1-5-1-5.